siamo con grandissimo tifoso dell'Ascoli Calcio. Pietro, purtroppo l'Ascoli in trasferta ha perso contro la Cremonese. Come ha visto la partita e secondo lei doveva vincere o no? La partita è stata una bella partita. Loro hanno fatto il tiro della domenica e hanno cercato il gol. Poi noi abbiamo avuto un'occasione in ultimo con Rossetti e abbiamo buttato fuori. Una cosa che non mi piace del comportamento è quello di Ninkovic quando è stato sostituito. Io nella società farei qualcosa perché non può essere questo. Ogni volta l'allenatore deve avere paura di toglierlo e avere queste reazioni. Ecco, i giocatori Pietro l'ha visto i grintosi o no? Sì, hanno giocato la loro parte, con la Cremonese ci potrebbe anche stare la sconfitta perché è una bella squadra messa bene in campo e va bene. Ecco, domenica ci aspetta il Pescara, giochiamo in casa. Come vede questa partita? Il Pescara speriamo di vincere perché ci servono i punti, noi puntiamo in alto quest'anno. Noi abbiamo una squadra, abbiamo un buon attacco, una bella squadra. Anche il portiere mi è piaciuto, bravo. E l'allenatore come lo vedi? Grintoso, pieno di energia? L'allenatore è più energia, mi piace perché è un ragazzo giovane e può avere qualità. Forza Forza Picchio. Picchio, sempre. A posto? Forza Ascoli, il Pescara lo bruciamo. Abbiamo incontrato un altro tifoso dell'Ascoli Calcio, il signor Nello. Ecco, purtroppo l'Ascoli ha ceduto contro la Cremonese perdendo 1-0. Che cosa ne pensa? Ma pensa che ci può stare, perché ha fatto un gol, non è che ha fatto chissà che, quindi va bene, ha perso l'Ascoli. Ma si può perdere, non è che non si può perdere la prima partita. L'Ascoli ha giocato, ha fatto la sua partita, la Cremonese mi sembra che sia un po' superiore con il possesso palla, mi è sembrato, non ho visto la fine della partita. Comunque ci sta. L'importante è che vinciamo col Pescara, questo è importante. Poi, se l'Ascoli non comincia come l'anno scorso, ma non credo, quest'anno è una bellissima squadra, mi piace come gioca tutto quanto, quindi si può puntare veramente alla Serie A quest'anno, sinceramente, guarda, si può puntare, però poi bisogna vedere nel corso del campionato cosa si può fare, ok? Ecco, domenica infatti giocheremo contro il Pescara, una squadra da non sottovalutare, penso. Ma il Pescara non è sottovalutato, no, non si può sottovalutare, nessuno si può sottovalutare, però si può vincere con il Pescara, anche domenica ha perso, quindi ha perso con la squadra che non mi ricordo, comunque ha perso, quindi si può vincere con la Pescara, benissimo. Ecco, cosa vuole dire ai giocatori dell'Ascoli che giocheranno contro il Pescara al De Duca domenica? Bravi, ci hanno giocato bene fino adesso, che ci vuoi dire? Non è come l'anno scorso che giocavano male, quest'anno giocano bene, quindi bravissimi. Ok? Quindi la società sta lavorando bene. Sì, ma te siccome no. Bravi, bravi, bravi tutti quanti. Così si fa. Per Forza Picchio. Forza Picchio sempre. E forza Grazie. Pietro, e forza Pietro. Siamo con un grandissimo tifoso dell'Ascoli Calcio, Attilio Agostini. Purtroppo l'Ascoli contro la Cremonese ha perso 1-0. Come ha visto la partita? Una sconfitta che sicuramente ci riporta con i piedi per terra, una sconfitta che è giusta perché l'Ascoli non ha fatto una buona prestazione e secondo me una sconfitta che ci servirà per trovare quell'umiltà che ci dovrà sempre contraddistinguere in questo campionato lungo e difficile. Quindi ben venga questa sconfitta e all'allenatore che trovi le misure giuste per raddrizzare la squadra. Ecco, domenica ci aspetta un'altra partita importante contro il Pescara. Cosa si aspetta, Attilio? Vabbè, il Pescara è un derby, quindi una partita molto sentita. Il Pescara l'ho visto in televisione col Crotone, non mi è sembrata una grande squadra, però ecco, come dicevo poc'anzi, se non giochiamo con quell'umiltà che deve avere una squadra nuova, con una mentalità diciamo nuova, non andiamo lontano. Quindi fiduciosi e con una squadra aggressiva come sempre, io sono convinto che torneremo alla vittoria. Quindi sempre forza Picchio. Sempre forza Picchio, sempre. Grazie a te, grazie. Prego. Abbiamo incontrato il carissimo Giovanni, tifosissimo dell'Ascoli Calcio. Ecco, purtroppo, maestro,
L'Ascoli ha perso contro la Cremonese 1-0. Che ci dici in merito? Ma il merito, le sconfitte purtroppo ci sono, quindi anche a Cremona ci sta. Certamente il primo tempo, anche se ci ha aggredito proprio nel gioco, poteva starci benissimo anche la vittoria dell'Ascoli o anche un gol per l'Ascoli. Purtroppo il gioco è fatto anche di fortuna, perché ha trovato un gol che insomma che da 30 metri una sparata, insomma, quindi no, la sconfitta ci può stare, non è una disgrazia, insomma. Quindi io credo che invece domenica sera col derby, non voglio dire che ci rifaremo, perché c'è anche un'altra squadra assetata, in quanto ha perso, mi pare, due partite consecutive, sì, il Pescara, e quindi non intende forse perdere la terza. Però noi ci contiamo, è chiaro che noi abbiamo tutti gli elementi per poter riemergere e riportarci in avanti. Quindi mi auguro una buona partita e viva l'Ascoli e una vittoria per l'Ascoli, naturalmente. Ecco, sapere che poi siamo in primi in classifica è un orgoglio per tutta la cittadinanza, maestro. Beh, adesso mi pare che sì, è un orgoglio per i tifosi e per la cittadinanza, d'accordo, però mi pare che adesso ci troviamo terzo in classifica, se non sbaglio, se ho letto bene qualcosa. E quindi, ma io ho detto prima, credo di riemergere e riportarci dove dobbiamo stare, insomma, via. In Serie A. Perché abbiamo degli elementi adatti. Io un assetto buono da centrocampo, io torno sempre a ripetere, perché da lì si parte tutto il gioco, in avanti e indietro, tutto dal centrocampo, buoni piedi e anche di testa bisogna anche agire. Grazie Giovanni. Prego.